Inizio senza dubbio promettente, ma bando ai facili entusiasmi. Siamo solo agli albori della stagione. Una sola partita giocata sì con grande acume tattico, Pescara equilibrato, compatto, assai ordinato, distanze perfette tra i reparti, conferma di un lavoro minuzioso in allenamento. Poi semmai vengono i numeri e le formulette, e già, perché i biancazzurri hanno dimostrato di saper stare in campo. L'aspetto più importante, a prescindere appunto da numeri, formulette e sistemi di gioco, che comunque hanno la loro valenza. Ultimi giorni di mercato, chiusura della sessione estiva venerdì 30 agosto alle ore 24. Per l'attacco si torna a parlare di Stefano Pettinari in uscita dalla Reggiana. Sarebbe un ritorno a distanza di 6 anni, ma l'operazione non è affatto semplice. A Pescara Pettinari tornerebbe volentieri, ma vuole aspettare un'eventuale chiamata dalla Serie B. Con la maglia del Pescara 59 presenze e 16 gol, di cui 13 in B nella stagione 2017-18. L'attaccante romano venne ingaggiato dal club biancazzurro nel gennaio 2015 in sostituzione di Maniero, ceduto alla Catania. Quindi 6 mesi in Serie A con 6 presenze nella stagione 2016-17 e l'intero campionato successivo in B con 13 reti. Fondamentali gli insegnamenti di Zeman. La stagione più prolifica a Trapani in B 2019-20 con 17 gol. A parte i 6 gettoni in A in maglia biancazzurra, Pettinari ha sempre giocato in B, 355 presenze e 69 reti. Lo scorso anno solo 2 gol in 20 presenze, 9 da titolare con la Reggiana. La stagione precedente 2022-23, appena 3 reti, 2 con la Ternana, 1 nelle fila del Benevento. Nessuna novità sul 35enne Marconi dell'Avellino. Ultimo anno con il club irpino a cifre proibitive, 320.000 euro netti, pista decisamente salita. Tra i profili da tenere in considerazione quello di Roberto Inglese, classe 91, cresciuto nel vivaio biancazzurro. Attualmente svincolato, l'ex Parma realizzò con la maglia del Delfino nelle immagini la sua prima rete tra i professionisti in C nel 2010, all'esordio dal primo minuto, trasferta di Ravenna. Era il Pescara di Eusebio Di Francesco, promosso alla fine di quella stagione in B. Altra priorità, l'ingaggio di una mezzala a tutto campo che negli ultimi anni è mancata. Lonardi, innesto di buon livello e un mediano centrale di struttura, l'ex Virtus Verona non ha una grande frequenza di passo per ricoprire il ruolo di interno, sarebbe adattato. Considerazione sull'ambiente: i quasi 600 tifosi di Terni sono un segnale senza dubbio significativo. La piazza è viva, basta poco per accenderla, lo dice la storia. Ora tocca alla società.